a tutti e a tutti, in questo video, brevissimo video, vi farò vedere come ho utilizzato il disegno che ho colorato la scorsa volta con i timbri mandati dalla BB Craft. Quindi vi faccio vedere in dettaglio alcune fustelle e alcuni timbri e poi nei prossimi video userò appunto sia le fustelle che i timbri per degli altri progettini. E adesso vado ad incollare così sulla copertina interna. Qui non l'ho rivestita proprio perché volevo che ci fosse il contrasto per far vedere bene i ricami. Sono uno più bello dell'altro e sono molto versatili perché si possono magari decorare delle scatoline tutte intorno oppure delle pagine messe, diciamo, ecco, tipo così, insomma, sono veramente belle e si possono usare anche diciamo le parti da dove sono state tagliate, tipo se si fustella in questa maniera la parte del foglio, poi magari tagliando qui viene con questo rigamino e si può fare con tutte quante. Ecco, questo per esempio è molto carino. Magari fare una pagina sotto più lunga, un'altra più corta, a contrasto con due colori e viene veramente un effetto carino. Adesso io andrò ad incollare, così decorerò e avrò sotto mano appunto tutti gli esempi che poi potranno servire, diciamo, all'occorrenza. Interna del retro ho deciso di timbrare tutte le scritte di questo set che avevo preso.
Ecco qui, questo è il mio raccoglitore decorato, appunto ho utilizzato il timbro che ho colorato nel video precedente. Qui dentro ci sono gli esempi delle fustellate dei vari bordi, sia diciamo quelli che servono appunto per la decorazione vera e propria, anche diciamo quelli diciamo, che rimangono al negativo dall'altra parte. Qui ci sono tutti i miei timbri, eccoli qui. In particolare questi ultimi arrivati, vedete come sono belli, eccoli qua. E poi ci sono le fustelle. Appunto, le ultime arrivate sono queste. Queste qui delle tag che nel prossimo video vi farò vedere qualcosina. Della busta ed ecco qui, come ho detto prima, ho timbrato e con gli avanzi delle fustellate ho creato questa cornice. Ho preferito questo formato più piccolo perché nel formato grande era più complicato poi posizionare sia le fustelle che i timbri. Al limite, visto che è bello cicciottone, magari ne farò due, dividerò fustelle e timbri e poi sicuramente decorerò. Le decorazioni qui potrebbero andare avanti, nel retro, qui, ma non voglio troppo appesantirlo perché poi questo verrà riposto appunto come un libro e si rovinerebbero. Quindi per ora è tutto e ci vediamo al prossimo video.